Thank you.
Buonasera e benvenuti, grazie di essere qua. La canzone che avete appena ascoltato dà il titolo al nostro concerto natalizio. O è Natale tutti i giorni o non è Natale mai. Ed è un monito per comprendere che Gesù non nasce solo il giorno di Natale, ma deve nascere ogni giorno nei nostri cuori. Nello strutturare il concerto abbiamo immaginato un percorso che inizia con l'Annunciazione e la nascita di Gesù. Gesù, avvolto in fasce, in una mangiatoia, fragile, avrà sicuramente avuto bisogno di essere coccolato e cullato, come ogni bimbo appena nato. E come farlo se non con qualche nana? Alle nostre voci si aggiungeranno poi quelle dei bambini, che con la loro spontaneità e la loro semplicità ci aiuteranno a riflettere sul reale senso del Natale. Sui banchi vi abbiamo lasciato dei foglietti e qualche matita. E visto che ci piace coinvolgervi attivamente nello spettacolo, vi chiediamo di lasciarci il vostro pensiero. Vi chiediamo cosa chiedereste a Gesù Bambino per il nuovo anno. Tutti i vostri pensieri verranno raccolti ed esposti in chiesa per tutto il periodo natalizio, in modo da far arrivare a Gesù le preghiere di tutta la comunità di San Giacomo. Ora riviviamo insieme il momento dell'Annunciazione con Don Alessandro. Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, ad una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te. Su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino ne sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi, in tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, santo il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. Thank you.
mentre si trovavano a Betlemme, giunse per Maria il tempo di partorire, ed essa diede alla luce un figlio, il suo primogenito. Lo avvolse in fasce e lo mise a dormire nella mangiatoia di una stalla, perché non avevano trovato altro posto. In quella stessa regione c'erano anche dei pastori. Essi passavano la notte all'aperto per fare la guardia al loro regge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce, così che essi ebbero una grande paura. L'angelo disse: «Non temete, io vi porto una bella notizia che procurerà una grande gioia a tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato il nostro Salvatore, il Cristo, il Signore. Lo riconoscerete così. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia». Subito apparvero e si riunirono intorno a loro molti altri angeli e si lodavano a Dio con questo canto: «Gloria a Dio in cielo e pace in terra agli uomini che Egli ama». Poi gli angeli si allontanarono dai pastori e se ne tornarono in cielo. Intanto i pastori dicevano gli uni agli altri: «Andiamo fino a Betlemme per vedere quello che è accaduto e che il Signore ci ha fatto sapere». Giunsero in fretta a Betlemme e là trovarono Maria, Giuseppe e il bambino che dormiva nella mangiatoia. Dopo averlo visto, dissero in giro ciò che avevano sentito di quel bambino. Tutti quelli che ascoltarono i pastori si meravigliarono delle cose che essi raccontavano. Maria, da parte sua, custodiva gelosamente il ricordo di tutti questi fatti e li meditava dentro di sé. I pastori, sulla via del ritorno, lodavano a Dio e lo ringraziavano per quello che avevano sentito e visto, perché tutto era avvenuto come l'angelo aveva loro detto. Thank you.
figlio di Dio, ascolta il cuore mio, questo canto è per te, dormi, dormi, alleluia. Thank you.
ricordiamo di scrivere, non c'era questo, vi ricordiamo di scrivere i bigliettini, perché quando finiranno di cantare i bambini qualcuno li verrà a ritirare. Thank you.
vegliare sulla tua culla, o bambino Gesù, mentre le stelle ad una luna fanno luce al tuo bel cuore. Tu che sei nato per diffondere la pace e l'amore, ascolta la nostra preghiera, la pace regnerà sulla terra. La pace regnerà sulla terra quando ogni persona potrà saziare tutti i giorni la sua fame. Quando sarai liberato dall'ingiustizia e dalla paura. Solo così ogni uomo di qualunque colore di razza potrà alzare la testa e sorridere al cielo. Quando la scelta di capire,
Se mettiamo ali al nostro cuore, saremo angeli che portano amore. Sarà Natale se ami, se doni, se chiami qualcuno solo a stare con te. Sarà Natale se vivi, se ridi, se stringi le mani a chi soffre di più. Se canti ogni giorno con gli amici tuoi. Sarà Natale vero, non solo per un'ora. Natale che rimane in te.
Adesso canteremo tre classici natalizi: Happy Christmas, War is Over, Jingle Bell Rock e Happy Day. Happy Christmas, scritto da John Lennon e sua moglie, Yoko Ono, nel 1971, per protestare contro la guerra in Vietnam. Il canto è un inno all'amicizia, alla fratellanza, e dice: la guerra può finire se tu lo vuoi. Non sarà certo una canzone a far cambiare le cose, ma almeno può offrire un momento di riflessione per vedere il Natale come un'occasione per rafforzare l'amicizia e l'uguaglianza tra gli uomini.
interessante. Allora, in realtà tutti i bigliettini verranno comunque esposti, però adesso ne prendiamo qualcuno a caso per vedere, ne leggiamo qualcuno. Allora, chiedo a Gesù bambino di aiutare i miei figli, io non posso leggere, ad affrontare qualsiasi difficoltà. No, non ce la faccio. Di aiutare i miei figli ad affrontare qualsiasi difficoltà che incontrano durante la vita. Un 2015 come stasera, pieno di canti e gioia, con meno lacrime e più sorrisi, al massimo lacrime di gioia. Spero di vedere più sorrisi sui volti delle persone durante tutto l'anno, giorno dopo giorno. Che il 2015 sia un anno con tanta pace e serenità. Sarò... Sarà banale, ma quando c'è pace e serenità c'è tutto. Sarà davvero Natale quando nessuno lo trasformerà in solitudine. La trascorrerà, scusate, in solitudine. Speriamo che sia un 2015 pieno di gioia, fortuna e amore, sperando di rimanere tutti uniti in modo da continuare tutti questi percorsi insieme. Speranza di costruire un mondo migliore. Siamo arrivati alla fine di questo percorso di musica e riflessione. La preparazione di qualunque progetto è sempre impegnativa, è fatta di sacrifici e piccole rinunce. Stare insieme è bello, ma a volte è anche difficile. Bisogna confrontarsi con opinioni diverse dalle nostre e fare i conti con tanti umori e le tante emozioni che nascono dalle esperienze quotidiane di noi. Eppure siamo ancora qua, insieme, perché siamo convinti che, insieme, superando le difficoltà, c'è possibilità di crescita. E pensiamo che nell'accogliere l'università si diventa persone migliori. È trascorso un anno dal nostro primo concerto. Non siamo cantanti, musicisti, professionisti. Non siamo qui solo per la qualità del prodotto finale, ma semplicemente perché ci piace camminare e costruire insieme. Quest'anno mi tocca a me, Allora, innanzitutto ringraziamo Don Alessandro, il suo padre della nostra vita. Anche se da poco più di un mese, insomma, che sta insieme a noi, si è subito integrato, rischiato bene. E ha appoggiato anche le nostre iniziative e poi ci ha anche iniziato noi bambini, con le cioccolate calde e tutte le altre cose. Poi grazie a Domenico, che ormai è diventato molto insegnante nel nostro gruppo. Per la possibilità, grazie a Dio, a Monica, ma facendo dire, e noi aspettiamo sempre gli astori.
Grazie a Flavia e Iole, le nostre due nuove. Loro hanno tutti l'apporto del nostro pubblico, la nostra disposizione, la loro competenza, uno strumento che noi non avevamo mai usato e è bellissimo, grave. Ringraziamo anche, c'è l'asterisco, mi rimango. Allora, ringraziamo mia figlia Rossella, che sta di sopra, grazie, e grazie, grazie, poi Gio Nicola, guardatelo, la nostra memoria storica, poi ci metteremo una settimana intera, ci prendiamo tutte quante le cose che abbiamo fatto. Piero, il nostro ministro, poi ci sono le nuove, le nuove entrate, diciamo come in classifica, Ezia, Vita, Maria Teresa, Noemi, Giacomo e Massimiliano, grazie, un qualche applauso lo rivolgiamo a tutti i bambini. Avete visto? Avete visto che tra alle banche, perché se ne vi avevo scritto riservato alle autorità, ho scritto bambini. I bambini che voi siete. E loro naturalmente hanno dato un tocco di vivacità e di gioia a questo nostro concerto, la prima volta, è una bella esperienza, speriamo di ripeterla. E poi vi ringraziamo tutti quanti, perché fuori fa freddo, lo sappiamo, speriamo che nevica, domani ci troviamo un bel po' di neve. E ci avete onorato della vostra presenza, grazie, vi auguriamo un sereno Natale un anno nuovo. Voglio dire anch'io grazie perché vi sento ogni domenica, no, animare la messa, non è il primo concerto a cui assisto. E devo dire che sono bravi veramente. Non solo i bambini, le altre sere provavano da soli. Uno di loro dirigeva e provavano a imparare i canti. Tennis. Lui dirigeva, faceva così come Maria Teresa e tutti cantavano. Però sono davvero bravi. La cosa che ho notato stasera che oltre ciò che ci hanno trasmesso, no? Che oltre ai tanti doni che ciascuno ha, sono tanti, lo sappiamo anche voi a volte, questa sera due doni ci hanno trasmesso. Allora il primo è quello di come ho fatto comprendere come sono intonati, tutte. Bravi suonatori, bravi voi, veramente voci splendide. E l'altra cosa è che se abbiamo un dono ma non sappiamo metterlo in pratica, non serve. Quindi ci hanno trasmesso non solo questo, ci hanno reso consapevoli che sono bravi, ma ci hanno trasmesso quella passione che hanno, quel fuoco dentro, quella passione, la voglia di fare. E quindi col canto, sia con le parole dei canti, con le introduzioni che loro ci hanno fatto, ci hanno trasmesso quella passione, quella voglia di fare grande e bene. È questo che arricchisce il paese, non che lo rende vivo. E questo è bello, perché sono contento di questo, sono orgoglioso di essere qui, perché non solo voi ma comunque tutta la comunità, vedo anche tutti voi, avete voglia di fare per il vostro paese e per la comunità, quindi grazie di tutto questo. E poi ecco, dopo il canto alla fine una sorpresa per i bambini, quindi buona bella andata su. Grazie.
Abbiamo qualcosa da dire anche noi ragazzi, anche se non vogliamo andarci ad incartare in paroloni. Speriamo che sia veramente così quando si dice che un gesto vale più di mille parole. Ragazze, muovetevi. La dedizione e la delicatezza di cui ha bisogno un fiore per crescere è la stessa che voi siete riusciti a regalare a noi e per questo vi siamo grati. Grazie ad Antonella. Grazie a tutti.